Buon pomeriggio amiche ed amici di Rete 8, benvenuti ad un nuovo appuntamento con One Family Sport, il torneo che si è svolto a Teramo dal 2 al 4 giugno con un'enorme eh, partecipazione. Noi oggi siamo all'interno di un'azienda eh, main sponsor del torneo di questa Kermesse che per tre giorni ha animato il centro storico e non solo. Del capoluogo Teramano insieme ad Alberico Catapano, concessionario, sebac, eh, amministratore delegato della SIAL. Sì. Buon pomeriggio, Alberico. Buon pomeriggio a lei, benvenuti nella nostra azienda. Insomma, un'azienda enorme, lo possiamo dire sotto tanti punti di vista, che ha scelto una partnership importante in questo torneo. Perché la scelta? Sì, noi abbiamo la fortuna di rappresentare un marchio a livello internazionale molto molto forte abbiamo scelto questa, questa sponsorizzazione, uno perché ci è piaciuto il progetto che il nostro amico Romolo ha messo in piedi, siamo molto predisposti al calcio, essendo napoletani, sì. abbiamo il sogno nel cuore, il calcio nelle vene, come si suol dire ok, in più è Proprio uh, sul calcio giovanile che noi, io uh, in uh, tempi a dirlo, sono stato pure presidente di una scuola eh. calcio per circa. sa come anni. funziona insomma Quindi il mondo so, giovanile. E eh, i giovani ti danno tante, tante soddisfazioni. Poi vedere l'aggregazione uh, dei giovani, uh, vederli correre dietro ad un pallone e non correre dietro ad altre cose. Eh. Ecco. È sempre motivo di soddisfazione. È un messaggio importante. Tra l'altro, lo dicevo in apertura: è importantissima Kermesse che non ha parlato solo di calcio, ma anche di grandi eventi sotto l'aspetto culturale musicale, poi lo spettacolo dei paracadutisti. Ecco lì: eh, SEBAC, lì SIAL eh, ci sono state, appunto perché nel momento in cui c'è una grossa ed enorme massa di gente. Che partecipa a questi eventi c'è bisogno ovviamente anche del dell'igiene nostro... no? e, de... ah, e dei vostri servizi. E dei nostri servizi, diciamo è, è anche questo, al di là di, le ripeto, del ripeto, del fatto che ci piace, è, è anche pur vero che noi eh, puntiamo a pubblicizzare sempre di più i nostri prodotti, particolarmente dei prodotti di nicchia, dei prodotti nuovi che se Sebac da, da qualche anno. Immesso sul mercato, avendo un uh, discreto successo. Quindi è, era proprio anche la location giusta per, uh, per uh, promuovere dei promuovere prodotti, possiamo a, a, dire anche, a... anche di nicchia. Alberico, perché ovviamente sì, stiamo sì. vedendo uh, tramite sì, le sono... nostre immagini. Anzi, fatemi ringraziare Mario Giacchetta alle riprese e al montaggio dei prodotti inimmaginabili per qualcuno sì. ho sfogliato il catalogo e ho visto situazioni particolarmente accattivanti. Sì, 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 poi sono prodotti che ecco in uh, uh, location particolare riescono a risolverti un problema, a prodotti che vengono usati in autonomia sì. Tante volte c'è bisogno solo di un allaccio elettrico perché possono andare da solo E poi sono prodotti, come lei vuol vedere, sì. molto, molto belli. È molto, diciamo, è una linea molto. Soprattutto funzionali, credo. No? Perché poi, funzionali. ovviamente, c'è bisogno anche di, eh, di quello concessionario Sebac, come sia, dal 2009. Dal 2009, dal 2009 sì. purtroppo legato, diciamo così, storicamente a un evento ad un evento un po' tragico. Sì, eh, diciamo che eh, dal 2001 sì. che eh, sono nel mondo Sebac. Uh, quindi, poi ecco, eh, gli eventi ti portano a, a... a fare anche delle scelte De lavorative delle scelte particolari. particolari. Anche se c'è da dire una cosa. Noi siamo un po' degli abruzzesi adottati, ecco. che si sente che non siamo abruzzesi, <ride> però eh, la mia famiglia. Ma è se sono... sentito e capito quando ha accennato, ha accostato il nome del Napoli al calcio. Quindi, eh sì, quindi. <ride> l'ho cap capito al volo. <ride> io sono romanista, lo dico, sì. lo sanno tutti, però. In, in onore del Napoli, anche se qualche giorno fa eh, insomma, non ho passato una bella serata, ho indossato il, una giacchetta il bianco azzurra. e il gioco ecco, ecco, ah, diciamo che ci sta sempre bene. Ecco. Sono due colori che si sposano bene. Quindi, dicevo, noi siamo un po' degli abruzzesi adottati, sono circa più di 40 anni che la mia famiglia viene in vacanza in Abruzzo. I miei erano come noi, siamo molti molto molto legati a questa terra ecco. qui. Che io ci ho passato tutta la mia infanzia. Uh, durante i periodi estivi. I miei figli, i Dem, uh, forse hanno più amici tra Teramo e Giulianova che piuttosto a Napoli perché certo. sono stati quasi sempre qua. Quindi siamo. vi sentite eh, abruzzesi, possiamo sì, dire 50 e, poi, e 50. E poi a me a, a, al di là di Napoli, che è inutile che uno sta a, a decantarla perché parlano i fatti. Ivenz, che è uno dei posti più belli d'Italia dove viverci e starci, certo. Eh, ovviamente parlavamo dell'azienda. Eh, un evento catastrofico che eh, vi, ha, vi ha portato a livello professionale, sì, professionale a, a, rafforzare, a rafforzare, no? il rafforzare il vostro, il vostro brand sì. all'aquila, perché da lì siete siete sì, partiti. Diciamo che da lì io dopo che uh, Abbiamo, uh, abbiamo gestito tutta la situazione molto molto particolare. Sì. E sono stati... Con i vari cantieri, la protezione civile. Esatto, con i vari campi, poi mm. da lì giustamente si parte per la ricostruzione. E da lì è partito un po' questa grazie a Sebac uh, che mi ha uh, dato la possibilità di aprire la concessionaria sull'Apila. Sì e poi da lì diciamo che è nato un po' tutto il nostro, si è ramificato il percorso. Il nostro percorso perché poi abbiamo rilevato un ramo di azienda a Pescara quindi uh, siamo andati a coprire tutto l'Abruzzo in più abbiamo uh, Roma e provincia, Rieti e provincia come concessione ah. abbiamo una parte della Toscana che è Grosseto e provincia e Livorno e provincia e Da poco abbiamo anche rilevato Ascoli vicini nel provincia, una parte delle marche. Abbiamo qui Insomma, in, parliamo in, le, le, parliamo ne parli con abbia, leggerezza, ma devo dire che sono province, che, eh. Molto importanti. Eh, diciamo che è nato. ecco un bel gruppo. Che ci sono altre due aziende che sono nate in seguito: che è la C ecologia e Audax Service, che sono eh, altre due confraternite del gruppo SIAL. Uh, quindi uh, abbiamo parecchi dipendenti, molti uh, del posto qui ecco. a pescare, abbiamo circa il 95% del, dei nostri dipendenti che sono, sono locali. C'è qualche ragazzo che mi ha seguito, qualche amico uh, che mi ha seguito nella fase di crescita, perché noi partiamo sempre da un'azienda a carattere familiare per certo. arrivare ad oggi. E contiamo più di 70 dipendenti. Ecco, quindi... 70 dipendenti, sì. poi immagino anche l'indotto che si genera no? eh, per, sì, per quello poi... che riguarda la distribuzione dei servizi. Eh, esatto, vari uffici, vari depositi sparsi un po' per, per le zone che vi ho citato prima. Non è la prima esperienza nel mondo del calcio, sia no. a livello personale ma soprattutto no, no. a livello aziendale, perché il marchio SEVAC, il marchio sia lo vediamo. Sì, siamo... Lo vediamo spesso, sui, sì, campi, sì. sui campi di calcio, non solo sì, quello, quelli dei dilettanti ma anche soprattutto dei professionisti. Sì, Pescara siamo su tutti, siamo, siamo, sponsor, siamo sponsor di maglia del Pescara Calcio, uh, diamo una mano, daremo una mano a Alteramo futuristicamente, abbiamo mm. fatto uno sponsor anche al Notaresco. Uh, faremo... Con l'Aquila, ovviamente, c'è un legame forte. Con, con l'Aquila, c'è un, un legame proprio di, di sangue. Faremo lo sponsor Beh. anche all'Aquila. Diciamo che a noi uh, il calcio piace, piace tutto quello che gira intorno al mondo del calcio. E poi, io sono dell'opinione che se ce fin quando abbiamo la possibilità di dare una mano a persone che ci mettono dentro passione, soldi. Ecco. Uh, perché è facile parlare, ma io ho All fatto il presidente di, di una scuola calcio e le posso garantire che con una scuola calcio eh, non è semplice. Poi noi siamo un po' particolari. Eh, eh, I ragazzi devono giocare tutti quello che se lo può permettere e quello che non si può permettere. Quindi tu non puoi fare delle differenze, se no di sociale la selezione, poi non fai la, selezione la facciamo noi. La selezione la, la fanno facciamo, i grandi club, ma possiamo club. fare. Non la no, noi abbiamo il nostro obiettivo sui giovani, per questo dico il progetto di Romolo, L'obiettivo per i giovani è togliere i ragazzi dalla strada e eh. metterli in mezzo a un campo di calcio. Correre dietro ad un pallone è cavalcare un sogno, poi non si sa mai. Uno su mille ce la fa, dice così, la sensi. Così diceva. Eh, eh, Insomma, speriamo almeno, al, almeno uno. Almeno diciamo. uno, ma io penso di sì. Ti chiedo. Anzi, mi scuso con te perché tu continui a darmi del lei, io però inizialmente no, ti ho detto diamoci del tuo, almeno rendiamo l'intervista più leggera, diamoci del tuo Alberico. Eh, una curiosità, anzi due. La prima, eh, perché questa scelta a livello professionale è stata un'opportunità che hai colto al volo oppure già la immaginavi da tanto, da tanto tempo? Eh, e poi... Se c'è un sogno nel cassetto a livello professionale da poter realizzare che è ancora chiuso lì, basta solo aprirlo e immaginare un futuro più roseo, non solo a te, ma anche alla tua famiglia, perché ci hai confermato che all'interno dell'azienda della SIA sì, c'è tutta figli. la famiglia. Ecco. Sì, 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 sì. Assolutamente sì. Fortunatamente i miei figli cominciano a seguirmi, ecco. a, a capire so. come funziona il mondo eh. ecco. Eh, io dico che sono io che sono diverso, non sono loro perché loro la, la gioventù è questa e sono io che sono un po' particolare, io sono un tipo molto operativo, non sono un tipo da scrivania Lorenzo tu mi vedi qui dire perché oggi eh, ma noi dobbiamo ho, ho l'onore di averti sì. qui ma io Eh sono, ma ti ho visto all'ingresso che eh, eri in sì, magazzino eh, ma... eh, Io sono un tipo operativo, a me piace stare sul pezzo come si suol dire il sogno nel cassetto. Beh, la scelta professionale, io dico la verità, a volte. Ma l'hai cercata o, o, o è la professione che ha cercato te? Uh, è stato una, Si può dire una, un caso mm. con un amico fraterno che è anche socio. Uh, uh, della Sial. Che io facevo tutt'altro. E lui mi dice: Guarda, mi devi venire a dare una mano in questa cosa. I bagni chimici i cibi, i bagni. Ma che sono questi Nasce questa cosa e da lì e poi e io dico sempre anche vicino ai miei questo tipo di lavoro che facciamo noi se non ti entra nel sangue non lo fai no, perché questo è un lavoro particolare ogni giorno è una, un mondo diverso, delle problematiche diverse. Perché ci sono delle situazioni improvvise, no? esatto. che, che, Ogni che non puoi programmare, ovviamente. una storia sì. il concerto lo puoi programmare, l'evento sportivo lo puoi programmare, però il, diciamo, il ecco, quell'evento tragico il... che abbiamo ricordato è un evento esatto. improvviso che non puoi programmare Non puoi programmare, e... E lì devi essere pronto ad sì, intervenire, sì, ma noi abbiamo, ripeto, Lore, abbiamo la fortuna di aprire Un'azienda alle spalle che che ti supporta. Eh sì, ma bisognerebbe conoscerli veramente, un gruppo delle persone veramente squisite. Eh, un giorno ci andiamo, se vogliono, e passiamo a trovare. Vo, volentieri perché saranno ben contenti. Un gruppo di lavoro alle spalle che ci supporta tanto e ci sopporta pure perché eh, noi beh, concessionari, cioè. a me ne parlo per me, ogni tanto siamo un po' fu, fumini. Ecco, è come ci dicono loro però persone in gamba che, ecco, la cosa bella, credono in questo lavoro, credono in quello che fanno. E quando tu credi in quello che fai, alla fine vedi che, come si dice, ti, i risultati vengono. Arrivano, arrivano. Devi solo credere in quello che fai. Te lo chiedo perché, eh, anche qui sono curioso davvero, eh, è un mercato saturo quello dei bagni chimici? C'è ancora tanto da dare, non voglio fare un paragone con la, la concorrenza se c'è, però ecco. No, che, tipo di è. che tipo di mondo è, 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 è più complicato ah, rispetto al 2009 quando siete partiti? Assolutamente sì, il mercato si, è, si può dire inflazionato di più, concorrenti ne sono arrivati a quintale. Però, è, però è, è il servizio che conta, è il servizio. Tante volte è quello che noi siamo, un'azienda di servizi. Noi, se non diamo un buon servizio, non abbiamo ragione di esistere. Io lo dico sempre: perché è inutile che io ti porti il bagno e poi ti faccio penare per una pulizia al bagno. Mm. Io ti porto il bagno e ti devo garantire il servizio. Perché noi non vendiamo il bagno, non noleggiamo il bagno in sé per sé, noi noleggiamo il servizio. Che noi offriamo al non cliente. Non solo la struttura, ma anche la, ma la, la cosiddetta. Non so se servizio. manutenzione ordinaria è il esatto. termine esatto, esatto, però quindi quello è importante, è quello che ti fa fare la differenza e questo è questo è la essere. cura del cliente: esatto, la cura poi del la cliente. fidelizzazione del cliente. Ecco, entrare in certi contesti. Per dirne uno il Termo Calcio parecchi imprenditori che girano intorno al calcio sono tutti i nostri clienti. Ecco. Allora ecco perché io dico: Poi, come, se, come fai a non dare una mano se ti vengono a chiedere uno sponsor a persone che ti fanno lavorare? Non è che è un ritorno, però tu, come si dice. Però credo sia bisogna... anche importante. Io faccio sì. sempre l'esempio eh, di importante. una multinazionale storica a livello di, di, di bevande. Non faccio il nome ovviamente per correttezza che A prescindere da quello che, che vende, e vende tantissimo, la pubblicità la fa, la fa sempre e comunque perché vuole lanciare il messaggio più importante. Noi ci siamo sempre e comunque. Sempre mm. vicini dove lavori, dove la terra che ti dà, uh, ti permette di dare lo stipendio ecco, a tanti abruzzesi a tanti abruzzesi, o come a tanti romani, piuttosto quindi noi lo facciamo pure con uh, la C-Roma Femminile, vediamo sì. lo sponsor giù a Roma. Ma lo faccio stesso a Santa Anastasia, che è il mio paese dove io prima ero il presidente della, della scuola calcio. Pure gli diamo un contributo? Perché no? Se c'è la possibilità, io dico fin quando abbiamo la possibilità, noi lo faremo sempre. Questo è, è quello che uh, ci, ci tengo a dire. E poi ripeto, è, uh, stiamo qui. E poi è un mondo che a noi ci affascina sempre. Noi in vede avete solo il calcio e eh, abbiamo solo il calcio. Quello è. ma non avete tante abbiamo Tante, cose, tante altre belle cose, come... questo però, vabbè, eh, il, il periodo è quello che è, quindi è giusto. Ma, ma anche i periodi non sospetti, certo, eh, quindi certo. voglio dire: ti chiedo eh, perché l'ho chiesto anche ad altre aziende, partner del, del torneo One Family Sport, e qui davvero sono curioso perché, secondo me, il livello forse si è un po' abbassato. Visto che ci sono stati meno eventi, il periodo del Covid. Come l'avete vissuto? Si è lavorato di più, si è lavorato di meno? Io mi sembra, mi da profano sembra. dico si è lavorato di meno, perché ci sono stati meno concerti, meno aggregazione, però dimmi tu. Noi abbiamo lavorato di più. Ecco, adesso vi devi spiegare, ci devi spiegare il perché. Eh, perché? Perché se poi, si dice, se poi tutti farebbero le cose come le dice la legge, il lavoro sarebbe sempre più. Sì. Perché in quella fase cose impensabili da noi, tipo piattaforme di distribuzione di, di merci. Ah. C'è il decreto di mettere in bagno per gli autisti e li devi tenere, perché altrimenti è un problema. Però quello che dico io, questo non è una, una legge, un decreto che è uscito perché c'era il Covid, questa è una legge che esiste, che poi c'è. Chi, chi la rispetta, rispetta ecco. a chi no? Noi abbiamo lavorato tantissimo. Io ho avuto la fortuna, dico sempre: la fortuna, di avere gli operai a cassa integrale una settimana. La settimana dopo, ho dovuto richiamare tutti perché, tra ospedali, ecco. campi, uh, uh, strutture che facevano. centri tampone, vaccinali, anche Centri no? vaccinali in seguito, stabilimenti. Di tutto e di più. Uh, uh, ma noi. Uh, in quella fase non mandavamo i dipendenti a Cassini, assumevamo, cerchiamo personale. Noi abbiamo lavorato tantissimo col Covid. Io invece re, immaginavo un qualcosa e, di diverso. E dico pure che, che non è stato... No, allora, sul Vado Concerti non abbiamo fatto niente, ok? Eh, certo. Però come dicevo prima, noi diamo un servizio, noi non è sul concerto. Che ci dà. perché uno si immagina solamente il bagno chimico no? la classica cabina che spesso sì, in tanti vediamo vide... però poi attorno c'è tutto, tutto un mondo c'è no? tutto, sì, tutto un mondo e in quella fase anche con i ragazzi con tante preoccupazioni perché farli uscire con tutti i dp uh, tutte i che ogni giorno cambiavano perché poi e anche questi ragazzi uh, cioè, dovrebbero essere prima, perché poi andare a fare la pulizia, che ne so, al, al, all'RSA dove ci sta, è chiuso perché è zona rossa certo, certo. perché ci sono X contagiati. contagiati e anche i ragazzi hanno dato una grossa. Ovviamente hai lavorato di più, avete lavorato di più, però sotto l'aspetto dei dispositivi di protezione e tutto il resto hai dovuto Ma anche se... investire, investire qualcosa Parecchio, di, di propositato. Eh. E ancora oggi uh, i ragazzi hanno tutto quello che serve per uh, maschere con filtro, tu, di duccia, sono dotati di tutto. Anche se in quel periodo, come tu ben sai... Posso, posso immaginare. La alla mascherina pagavamo pure 3 euro da internet, cioè voglio dire, c'è stato ne approfittato. però va bene così: noi dovevamo solo garantire il servizio e garantire l'incolumità e rispettare le norme e dipendenti, le norme rispettare, e rispettare cose E facciamo ancora oggi. Se tu vedi tra le scrivanie, ci sono ancora i pannelli in vecchia classe che dividono una scrivania. No, noi non li abbiamo tolti. ci abbiamo tutti ancora. Il gel, sulle scrivanie, certo, certo. non l'abbiamo tolto, continuiamo a metterlo perché non si sa mai. E poi come si sì, sono abitudini che poi esatto, tu sono... non le lasci più sì. perché ti diventa. Ma io ricordo, ricordo l'obbligo eh, delle cinture di sicurezza, adesso, appena si entra in macchina, in automatico per eh, si sì, 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 parlo, parlo di me stesso. Eh, si la mette metti. la cintura prima di accendere l'auto, l'ultima per chiudere. Non mi hai risposto sul sogno nel cassetto, se hai un eh. obiettivo da raggiungere così immediato, ma, senza, ma, pe senza pensarci, ma, ma io, ma... anche a livello, a livello personale, a livello oh, Guarda, ti dico la verità, io l'ho... Be... Vuoi diventare nonno, non so se già lo sei. No, non ancora, Però. ma, ma no, aspettiamo un po'. <ride> hai voglia perché. di lavorare ancora? No, beh, sì. Il, il sogno nel cassetto, ma il sogno nel cassetto diciamo che i sogni ci sono tutti i giorni, la cosa importante è... Però la prima bene. cosa che ti viene in mente? Ma la prima cosa che mi viene bene è che l'azienda vada bene mm. e, e cerchi sempre di garantire... Il futuro stimolo. a te e ai, ai tuoi figli. I miei figli, ma particolarmente per dipendenti. Noi I nostri stati ne siamo tanti, ne siamo partiti cinque di noi, ne siamo 70 io dico sempre siamo un'azienda a carattere familiare, anche se oggi secondo me non me lo posso permettere eh, certo. di dire a carattere familiare, perché con tanta gente tu sei... Un'azienda, non c'è più un'azienda. Una Però, io Però sono, sotto l'aspetto no, del io comportamento, dell'atteggiamento. Sono, dell sono uno di loro. Sono tutti, sono tutti familiari. Tutti familiari perché io sono sempre uno di loro. Io non, non, io non riesco proprio ad avere questo distacco di imprenditore uh, dipendente. No, no, per me è difficile. Io sono nato con loro e fine, finché avrò la forza. Continuerai con loro? Sempre con loro, sempre io davanti a loro dietro perché è bello quando ti giri e li trovi tutti quanti. Perfetto, e allora con questa bella riflessione di Alberico Catapano eh, noi chiudiamo questa intervista eh, presso la Sial SRL di Montesilvano, eh, concessionaria a SEBAC, che ha partecipato alla grande come main sponsor al One Family Sport, il primo torneo eh, nazionali di calcio eh, giovanile grazie Alberico grazie in bocca al lupo davvero per tutto e so che ci rivedremo presto bene o male sì. o per il calcio o peraltro so che eh, noi di Rete8 torneremo a trovare questa straordinaria e meravigliosa azienda che è un occhio di riguardo verso lo sport ma soprattutto verso i giovani